Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Sì, Signore. Eccoci nel secondo giorno dell'ottava della festa della nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Dopo aver festeggiato dunque ieri, il primo giorno dell'ottava, il protomartire che ha versato il sangue, ecco che questa giornata consacrata a San Giovanni, apostolo ed evangelista, e come appunto la canonizzazione della dottrina, la canonizzazione della vita contemplativa, la canonizzazione della fede rivelata e poi espressa appunto dagli apostoli in dottrina, quella fede senza la quale non possiamo essere salvati, quella fede con la quale, se non conseguita dalle opere di fede, saranno dannati peggiori di quelli che non l'hanno mai avuto. Ecco perché San Giovanni alla fine, fino a dare fastidio perfino ai suoi fedeli ad Efeso, continuava a dire amatevi, 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 e gli dicevano i fedeli ma caro padre, è possibile che non abbiate un po' più di idee quando ci parlate, ripetete sempre queste parole? E lui diceva, è il precetto del Cristo, basterai. Perciò, dunque, sì, la fede, la dottrina, la condizio sine qua non per la salvezza, ma anche un titolo aggiunto di tremenda confusione nell'eternità. Per chi questa fede l'ha avuta e che non ha seguito le opere. Che chi ha avuto questa fede, e avendo ricevuto la fede, non ha rimosso l'ostacolo del vizio per fare portare frutti a questa fede. E alla fine poi anche Dio le la toglie e le la fa perdere, come affitta i farisei che tagliavano i capelli in quattro, convinti di aver la fede e non l'avevano neanche più. La prova era che l'oggetto della fede di Gesù Cristo l'avevano rifiutato, l'avevano messo in croce. E vedete dunque in questa festa di San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista, da un lato noi cogliamo in ginocchio, grati, questa preghiera che fa la Chiesa, o Signore, effondi benigno sulla Chiesa la tua luce, affinché, illuminata dalla dottrina di San Giovanni, tuo apostolo ed evangelista, possa conseguire i doni eterni. Sì, illuminata da quella luce di cui San Giovanni evangelista diceva che Dio è solo luce. Non c'è in Dio ombra di tenebre. Per noi sa così, bello, descrittivo, certo in Dio c'è solo luce, non c'è tenebre, sì, sì, ma quando lo dice San Giovanni Evangelista ha un significato ben preciso, perché lui si indirizza a Rana, a Lubac, parla ai padri conciliari, o diciamo semplicemente ai loro antenati, i gnostici. Cosa dicevano loro? Ebbene, in un certo senso, tutto è Dio. E anche le tenebre sono semplicemente l'ultimo prodotto alchimico di calcinazione del distillato di Dio, che si effonde se stesso e alla fine necessariamente rimane un po' una scoria, però insomma più o meno è Dio lo stesso. Panteismo. Tutto è Dio e Dio è in tutto. Invenzione molto comoda, perché allora io con i miei difetti, con i miei peccati, in un certo senso sono comunque Dio. E si riesce a risolvere un po' tutti i problemi quando si divinizza tutto e tutto viene divinizzato, ma non è così. Noi siamo creature tratte dal nulla, da colui che da sempre è e sempre sarà
e non ha nessuna origine, nessuna causa, appunto è Dio, luce, luce eterna, e dalla quale noi abbiamo origine, alla quale noi ritorniamo, se non però dalla via che ci è stata tracciata da Lui, nel suo Figlio diletto che si è fatto uomo, che è morto in croce, espiando i nostri peccati, risorto, che ha fondato la sua Chiesa e che ci ha lasciato nella sua Chiesa e con la sua Chiesa in mezzo di questa salvezza. Quanto è importante dunque cogliere e avere ben presente e viva la dottrina apostolica, ancora una volta. Sapete, tanto più importante in questi tempi, di cui anche la teologia ci insegna che i tempi apostolici sapevano molto di più di noi. Nei tempi ultimi i primi cristiani sapevano molto di più di noi. Ed è utile ricordare queste grandi verità. È utile ricordare le verità del primato, appunto cronologico e logico, della fede e della dottrina sulle virtù e sugli atti di virtù. Ancora una volta, perché senza la fede non ci possiamo salvare. E vedete, noi se leggiamo San Tommaso, se cerchiamo di cogliere dove possiamo quello che viene appunto detto della Chiesa di Gesù Cristo, arriviamo a una molto illuminante conclusione quando San Tommaso ci parla della Chiesa indefettibile, che non può mai essere invasa dal demonio. Non esiste. Nella Chiesa di Gesù Cristo ci sono dei cattivi, sì, dei peccatori, ma il demonio non regnerà mai nella Chiesa. Ma mi direte, ma allora la Chiesa è solo la comunione dei santi, non ci sono i peccatori? Ancora una volta, no. Nella Chiesa ci sono i peccatori, tremendi peccatori. Ma allora nella Chiesa ci possono essere anche gli eretici? No! San Tommaso ci insegna: tutti i peccati sono purtroppo possibili nella Chiesa, ma un peccato è impossibile per promessa divina. È la professione di una fede altra che cattolica dentro la Chiesa. Questo è metafisicamente, divinamente, teologicamente impossibile. Ma mi direte, ma scusi, ma lei sta parlando contro l'evidenza? Accende la televisione, lega l'Osservatore Romano, guarda i discorsi di questi papi, dicono tutte delle eresie. No! Non sono papi che dicono eresie, ma che dicono la verità. No. E tutti questi cardinali dicono la verità? No. E tutti questi parroci che domenica per domenica ripetono che abbiamo lo stesso Dio con i musulmani, con gli ebrei, che siamo tutti salvati? Sono degli eretici? Ah, ma allora, vogliamo capire quello che ci insegna ancora San Tommaso? Lui dice, l'ultimo segno che corre prima dell'Anticristo sarà il completo scioglimento del governo della Chiesa. Quello sì. Il governo della Chiesa può essere sciolto, ma mai può essere sciolta la dottrina della Chiesa. Ecco perché anche abbiamo letto nella notte di Natale i pastori, quando ci insegna San Gregorio che sono stati istituiti i vescovi per vegliare contro le bestie spirituali, ma anche gli angeli. Ci permettiamo l'allusione, forse per ciò che gli angeli a Fatima
distribuono la comunione al grande disturbo di teologi molto seri che dicevano non conviene, è stato istituito il ministero sacerdotale per distribuire la comunione, un angelo che distribuisce la comunione non va bene, c'è qualcosa che non va. Sì, sorprende, ma se Dio permette che la gerarchia si scioglie, distribuisce anche la comunione e i sacramenti, chi la giurisdizione ordinaria non ce l'ha. Non dite che mi paragono un angelo, però il fatto che la dottrina cattolica e i sacramenti vengono amministrati oggi un po' ovunque da sacerdoti come il sottoscritto, che non fanno riferimento a una giurisdizione ordinaria, è un fatto che non dobbiamo dimenticare. E la ragione qual è? Perché per mia e vostra immeritata grazia vogliamo mantenere la condizione sine qua non per la nostra salvezza, che è la fede. E siccome noi sappiamo dal nostro Gesù Cristo che le porte dell'inferno non preveranno sulla Chiesa, siccome noi sappiamo da San Tommaso, ma anche dai più semplici manuali di teologia della Costituzione Divina della Chiesa, che prima ancora, o se vogliamo, nel mentre, un membro della Chiesa, che sia un comunicando di prima comunione che ha 8 o 12 anni, o che sia un papa oltre novantenne, nel momento stesso in cui pubblicamente professa un'altra che la fede cattolica, ci insegna i manuali, ci insegna perfino il diritto canonico, cessa di essere membro della Chiesa in virtù della promessa del Cristo. Ancora una volta, ci sono peccatori nella Chiesa, tremendi peccatori. Tra l'altro la Chiesa non è fatta mica per i santi, ma per i peccatori, per convertirci. Ma non ci sono dei non cattolici nella Chiesa cattolica. Come anche un bicchiere d'acqua, non c'è del vino. Ma se c'è un bicchiere d'acqua c'è del vino, e vino mischiato all'acqua, non è più acqua. È di una semplicità così primaria che forse è la difficoltà per tanti di noi di percepirla. E pertanto però, se amiamo nostro Signore Gesù Cristo, se amiamo con gratitudine e fede viva la redenzione che ha operato per noi, la nostra massima cura è proteggere la pupilla del nostro occhio per non perdere la vista, ed è poi appunto quella dottrina che mi fa accedere al nostro Signore Gesù Cristo. Non posso sopportare nel mio animo da battezzato che quando fra pochi istanti canto credo in unum Deum, questo unum Deum è anche il Dio dei musulmani e degli ebrei. Però se lo facessi, per esempio seguendo, non so, l'istituto del motu proprio che questa messa esteriormente con il latino, l'incenso e l'inchino, eccetera, ha perquisito permesso, lo farei. Perché quel motu proprio prevede che quando io canto credo in un Dio, prevede per legge di questa istituzione che è la Chiesa conciliare, che il significato della parola unum Deum, credo in uno Dio, è anche il Dio dei musulmani. Non posso, non devo. Che questa festa, cari fedeli, di San Giovanni, apostolo ed evangelista, faccia sì che iniziamo con tenerezza di amare la verità che coltiviamo studiando il catechismo, che coltiviamo studiando, affinché questa tenera carità verso la verità faccia sì che otteniamo la grazia innanzitutto di rimuovere gli ostacoli
per fare penetrare questa luce nei nostri cuori e cambiare i nostri cuori. E avrà poi anche come conseguenza un sano e forte disprezzo del mondo, un trionfo sul rispetto umano, un essere sempre più consapevoli che tutto quel comodo riposarsi in istituzioni socialmente e largamente diffuse non c'è più. Ce lo rendiamo conto a un punto di vista economico, ce ne rendiamo conto a un punto di vista politico, sociale. Dobbiamo pian pianino sempre più renderci conto che siamo un po' come ai tempi prima della venuta del nostro Signore Gesù Cristo, dove lo scettro era uscito da Giuda, dove politicamente, economicamente, socialmente c'era una tremenda confusione e dove la fede viva, mosaica, andava scemandosi, tanto che quando arrivava Gesù Cristo erano pochi quelli che l'hanno riconosciuto. E infatti quando doveva nascere, non ti conosciamo, vai dove vuoi a nascere, ma qui non c'è posto per te. E perciò non è apocalittismo, non è catastrofismo, però poco a poco prepararsi alla seconda venuta e definitiva venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Se lo facevano i primi cristiani, che poi dovevano essere ripresi da San Paolo, no, calma, l'anticristo ancora non viene. Però sono passati 2000 anni e i segni dei tempi, e lo ripeto ancora una volta, il segno che San Tommaso, appunto, commentando San Paolo nella seconda epistola ai Tessalonicesi, dà per essere l'ultimo segno sicuro prima dell'arrivo dell'anticristo, è il completo scioglimento del governo della Chiesa. Allora, che San Giovanni Apostolo risuoni nelle nostre orecchie, figlioli miei, amatevi, e che le sue parole ci sanano il dubbio metodico che ci è insinuato sempre da chi parla di religione, di cristianesimo, che tutto un forse, tutto non sicuro, tutto forse anche, in tutto da interpretare. Quel che fu da principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e le nostre mani han palpato del verbo della vita, e la vita si è manifestata e noi l'abbiamo vista, l'attestiamo, l'annunziamo anche a voi questa vita eterna che era presso il Padre ed è apparsa a noi. Quel che abbiamo visto e udito l'annunziamo a voi, affinché voi pure partecipiate alla nostra società, e la nostra società sia col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché ne godiate e il vostro gaudio sia pieno. Ora l'annunzio che abbiamo udito da Lui e vi comunichiamo è questo: che Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre. E dunque San Apostolo Evangelista interceda per noi che ci mantenga viva la fede, che dunque anche conseguita di opere di carità e di penitenza, nel nome del Padre, del Figlio, del Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo.